signor Presidente, è con profonda e sentita gratitudine che oggi la incontriamo personalmente nella nostra città di Codogno, così duramente provata dall'emergenza epidemiologica, purtroppo ancora in corso. Come lei ben sa, oltre alle forti limitazioni che hanno interessato tutta la popolazione, abbiamo vissuto direttamente la forte esperienza della zona rossa durante le prime settimane di questa vicenda calamitosa. E proprio nella difficile realtà quotidiana, dovendo contare solo sulle risorse presenti sul territorio, abbiamo fronteggiato al meglio delle nostre possibilità le più diverse e dalle volte vitali esigenze dei nostri concittadini. Le assicuro, signor Presidente, che tutto ciò non è stato né semplice né scontato, ma grazie alle sinergie e all'affiatamento tra le diverse realtà del mondo del volontariato, alcune delle quali già strutturate, altre spontaneamente sorte alla bisogna, siamo riusciti coralmente a gestire ogni necessità